Ciao bambini, oggi vi presento il signor Tempo, mago del cambiamento. Ciao, sono il signor Tempo. Cammino sempre, senza stancarmi mai, e camminando opero un cambiamento in ogni cosa. Il signor Tempo cambia la natura, i luoghi, le persone, gli animali, le cose. Vediamo alcuni esempi. Un semino sottoterra, con il tempo, cresce fino a diventare un albero. Nella natura, inoltre, il signor Tempo si diverte a vestire di colori diversi gli alberi durante le stagioni. Il tempo cambia le persone. Un neonato diventa bambino, fanciullo, ragazzo, adulto, anziano. Le cose col tempo invecchiano. Ed ora attenzione! Un bambino che cresce subisce un cambiamento, così come un seme che cresce diventa un albero. Ma se il legno del tavolo viene manipolato dall'uomo per ricavarne ad esempio un tavolo e una sedia, si tratta di una trasformazione. Se poi il tavolo e la sedia con il tempo diventano vecchi e logori, si tratta di un cambiamento. Le mie opere di cambiamento sono naturali, cioè avvengono senza l'intervento dell'uomo. Ci sono poi le trasformazioni artificiali, quelle cioè che avvengono grazie all'intervento dell'uomo e con la mia complicità. È vero che ad esempio l'uomo costruisce, ma è anche vero che io, signor Tempo, ci devo mettere lo zampino. Infatti, per costruire, ideare, creare, c'è sempre bisogno di un certo tempo. È proprio vero, succede anche quando devi trasformare una pagina bianca in una pagina con un disegno o con un qualsiasi compito. Hai sempre bisogno di un certo tempo. E non avere fretta quando esegui un compito! Prenditi il giusto tempo! Guardati bene intorno. Tutti gli oggetti che vedi, secondo te, sono uguali a quelli che usavano i tuoi nonni da piccoli? Ma anche tutti gli altri ambienti che conosci, secondo te, sono uguali a quelli di un tempo? Ora ti faccio una sorpresa. Ti porto con me in un'aula del passato. Hai notato quanto è diversa, vero? Guarda la cattedra, i banchi, la lavagna e anche tutti gli altri oggetti. Qualsiasi oggetto o accessorio, un tempo o non esisteva o era diverso. Ad esempio il telefono, tu sai bene com'è fatto oggi. In passato era completamente diverso e in futuro chissà come sarà. Anche l'orologio. Per misurare il tempo, in passato l'uomo usava la clessidra e ancora prima, nell'antichità, usava la meridiana, che misurava il tempo, pensa, con l'aiuto del sole, mentre oggi ci avvaliamo delle batterie. E in futuro? Chissà come saranno gli orologi! È possibile osservare piccoli ma costanti cambiamenti dovuti al passare del tempo. Osserva ad esempio una piantina, un fiore, un frutto, registra i cambiamenti sul tuo quaderno, puoi aiutarti con fotografie e didascalie. Eccoti un esempio. Scrivi un titolo, i cambiamenti nel tempo. Poi scrivi osservo, ad esempio, un frutto. Inserisci la foto oppure fai un disegno. Scrivi la data, che è fondamentale. Puoi riportare qualche annotazione sull'aspetto. Successivamente, inserisci una nuova foto oppure un nuovo disegno e scrivi i cambiamenti che hai notato, senza dimenticare la data. Stai per diventare un attento osservatore dei cambiamenti naturali.